Ragazze, allora oggi video haul sia dei prodottini di make-up che ho acquistato ultimamente, sia di abbigliamento, vabbè, una cosa, e comunque ve lo voglio far vedere perché mi è piaciuto tanto e aveva un costo davvero basso. Spero che nelle vostre città lo potete trovare anche voi. Allora, inizio subito con i prodotti di make-up, inizio col farvi vedere i prodotti che ho preso alla Essence. Allora, una piccola premessa, io sono andata al centro commerciale Maximol perché di Salerno, insomma, conosce, e praticamente lo stand faceva talmente schifo che sono riuscita a prendere solo questo perché davvero era qualcosa di pessimo. E ho visto scene epiche, davvero, tipo gente che si apriva gli smalti e se li provava sulle unghie. Poi noi, cioè, poi giustamente le ragazze si lamentano che le robe sono vecchie o sono tutte rotte o insomma, cose del genere. Cioè, questa tipa si apriva tutti gli smalti e sopra ogni unghia praticamente se li provava. Poi quello che andava bene, ovviamente non è che utilizzava quello che aveva aperto perché era una bestia, andava a prendere dietro dietro e via discorrendo. La stessa cosa vale per questi matitoni. Io li volevo questi qui, però nello stand non c'erano. Cioè, gli unici comprabili erano questi, tutti gli altri erano mozzati perché evidentemente li avranno provati. O avranno fatto tipo degli swatch. C'era il viola che era stupendo ed era tutto mozzato, e lo stesso era per il bronzo perché ho preso la tonalità più scura, il marrone, cioè sono rimasta tipo sconvolta. E questo qui era l'unico che si salvava perché nessuno l'aveva visto, che stava in fondo sotto tutto, insomma, allo stand. Questo è stato, diciamo, un acquisto non tanto, insomma, azzeccato. Comunque ve ne parlo subito. Allora, inizio con i matitoni che sono i prodotti che volevo di più, perché ultimamente per truccare, per ricreare vari trucchi, utilizzo sempre le basi cremose per esaltare di più gli ombretti in polvere, come in questo caso. E come in questo caso ho utilizzato questi due matitoni. Questo qui chiaro lo stendo su tutta la palpebra mobile e poi vado ad utilizzare un qualsiasi ombretto. In questo caso ho utilizzato la palettina della The Balm, la Rock Palette, e insomma, ho utilizzato il dorato e poi ci ho steso sempre sopra la base color burro, cioè vi dico subito il numero, lo 07 Whipped White Frosting. Eccolo qui. Ci ho utilizzato tipo questo rosa antico, il dorato. Poi nella piega ho utilizzato, insomma, un blu, tipo un blu scuro, e ho fatto tipo due linee di eyeliner, come potete vedere, una con questo matitone qui di Essence, che è lo 08 Chocolate Brownie, comunque lo 08, ed è bellissimo, è davvero un bellissimo colore. Infatti all'interno ha tipo delle perlescenze, è molto molto bello, e le ho provate anche nella rima interna e sono fantastici. Praticamente aderiscono alla rima, quindi non si vanno a squagliare, è anche difficile struccarli. Sono davvero ottimi come prodotti ed hanno un costo, se non sbaglio, di 3,10 euro, come questo blushino qui. E sono gli unici colori che ho potuto comprare perché erano gli unici comprabili. Vi faccio uno swatch del color burro, che poi è un bianco sporco, si può dire, e di questo bellissimo marrone. Cioè, sono rimasta davvero incantata. Bellissimi. Questo davvero è un prodotto che vale la pena di provare. Davvero sono rimasta contenta dalla qualità di questo prodotto. Poi, sempre per quanto riguarda gli occhi, vi faccio vedere questo ombrettino qui. Lo so, ho sbagliato io a comprarlo perché tutti ne hanno parlato abbastanza male, però sono stata attratta da tutti questi glitterini che adesso, insomma, non vedete perché ho usato. Praticamente, comunque, una volta utilizzato questo ombretto, tutta la patina che vedete sopra di micro glitter va via. E questo ombretto in particolare, allora, è da utilizzare solo bagnato perché da asciutto non vale una pippa. Vedete, è molto molto lieve. È un pescato pieno zeppo di micro glitter. Si vede una mazza, si vede. Voglio vedere se apro un poco qua, si vede peggio.
Comunque è davvero molto molto lieve come colore. È tipo, comunque, ragazzi, è un pescato molto molto lieve. Insomma, per risultare questo color pesca, ecco, così lo vedete bene, vi consiglio di utilizzarlo bagnato. Ed è lo 06 Miss Tangerine. Tangerine, tangerine. Questa confezione specchiata, non, comunque lo 06. E insomma, mi sono pentita di averlo preso perché non è granché. L'ho utilizzato nel trucco di venerdì sera, che vi ho postato la foto venerdì sera, e il trucco è Makeup Dolly. La foto sta su Facebook, sul mio profilo di Facebook, e l'ho utilizzato bagnato con l'acqua, quella lì, di Elf. E ancora ancora, è utilizzabile, però davvero ne ho dovuto sprecare tantissimo di prodotto. Infatti, come potete vedere, è ben scavato. E insomma mi ha deluso un pochettino. Ha un costo di 3,10 euro, questo qua se non sbaglio. E sinceramente vi consiglio i matitoni più che questo prodottino qui, che non ne vale tanto la pena. Quello che affascina purtroppo pure a me è stato il packaging. Poi non avevo trovato quasi niente, ho detto ma sì, proviamo sto colore, magari non dico che funziona, però non lo so. Ti attrae moltissimo quella patina di glitter che ci mettono sopra, che poi dopo un poco, insomma, va via. Cioè, vedete? Questo è l'ombretto senza la patina. Quindi, niente di che. Poi, un altro prodotto Nii. Cioè, non è né pessimo né sa gran bellezza. È il blush stick della Essence. Ed è il mio nella tonalità 030 Miss Peachy. Quello c'ha tre colorazioni. C'è quella lì corallo, la marronzina e la rosa fragola. Praticamente questo blushino qui. Allora, cosa dire? Faccio lo swatch. Questo è il prodotto. Come potete vedere, risulta. È abbastanza pigmentato, niente da dire. Essendo un blush comunque è abbastanza pigmentato. Questo è l'effetto sfumato. L'unica pecca che ho constatato in questo blush è la consistenza, ovvero una volta che voi lo andate a stendere sul viso, vi lascia il viso un pochettino unto ed è un effetto che a me non piace. Fa tipo un effetto bagnato. Però pure che ne so, se andate a salutare a qualcuno, andate insomma a tenete queste guance tipo viscide. Non vi so spiegare non vi so spiegare. Comunque non mi piace. Lo sto utilizzando lo sto applicando non a stick, insomma, così poi lo vado a sfumare con le dita, ma con lo stripped brush di Elf. E sembra, insomma, che l'effetto, anche adesso l'ho utilizzato, però tamponato con il blush che sta nella palette di The Balm, che è in polvere, e sembra, insomma, che l'effetto migliora, non avete proprio quel viso unto. Però se lo utilizzate solo lui e sfumato con le dita, vi va un effetto un pochettino brutto. Infatti ve lo voglio paragonare, scusatemi, non mi alzo perché tengo il mio pigiama che è un po' inquietante, cioè è rosa tipo maiale, non esiste proprio. Vi faccio svenire davanti, cioè vi faccio cadere per terra. Ve lo voglio paragonare con questo qui di Catrice, che è di una collezione limitata ed è lo 02 Rockby della Match Point. Ed è tutt'altro blush, cioè non ha proprio un paragone. Questo è il colore, prima di tutto, vedete che pigmentazione che ha questo blush, ma poi una volta applicato e una volta sfumato si trasforma tipo in polvere e questo effetto, l'effetto oleoso praticamente non ce l'avete sul viso. Questo è insomma l'effetto di questo qua della Catrice. Vedete? Quindi è insomma un prodottino un po' così. Dovevano studiarlo un pochettino meglio. La pigmentazione è buona, ha un buonissimo odore. Di prodotto ce n'è pochissimo, però questa tipologia di blush,
È così, ha 12 mesi di scadenza ed ha 4 grammi di prodotto. Lo stesso vale per questo di Catrice e lo stesso vale per quelli lì di Elf che ho. E vi faccio vedere. Eccoli qua. E sono gli Elf All Over Color Stick. Però questi qui di Elf sono meno scriventi rispetto a questi qui di Essence e Catrice. Costano 1,70 euro, sì, questo è vero. Però a scrivenza, insomma, non è sta grande cosa. E poi sono pieni zeppi di glitter. Questo qui, ad esempio, è la tonalità Golden Peach. Non ve lo faccio vedere perché è scritto minuscolo. Però vi ripeto: sempre 4 grammi di prodotti sono. E da questo qui ha una scadenza di 12 mesi, però. A differenza del. No, 12 mesi. E no, tutte e tre hanno una scadenza di 12 mesi. Quindi abbiamo risolto. E insomma, questa è la mia opinione sul blushino della in stick della Essence. Secondo me è un prodotto che devono rivedere. Poi vi faccio vedere tre prodotti che ho comprato del brand Arianna. Allora, i primi due prodotti che ho comprato sono questi due blush in crema, perché io adoro i blush, come voi sapete, ho la blushite, cioè io dove vedo blush e potrei praticamente truccare gente fino agli anni che dice mia sorella, ti puoi truccare con i trucchi che tieni fino a 100 anni, ed è vero. Soprattutto per quanto riguarda il blush, perché davvero il blush ce ne vuole pochissimo e ne ho a morire. E vi ho postato la foto su Facebook di questi qui, ed è questo qui che è lo 05. È inutile che ve li swatcho perché il colore è quello che vedete praticamente sulla mano. Infatti va applicato pochissimo ed è un ottimo blush, ha un costo di 2,50 euro, quindi una miseria si può dire, e durano davvero tanto, perché questi praticamente è come che una volta sfumati sul viso vanno proprio ad aderire alla pelle, trasformandosi tipo in polvere e rimangono per più di 6-7 ore, quindi per il prezzo che hanno ve li consiglio. Io lo ho nella tonalità 05, che vi faccio vedere come vengono presentati. All'interno c'è anche il salva freschezza, possiamo dirlo, per non farlo, come possiamo dire, per non farlo seccare. E c'ho lo 01, che è un bellissimo color pesca, proprio sempre che si toglie, ed è un bellissimo colore, eccolo qua. E insomma, lo swatch, cioè i prodotti swatchati li trovate. Ho fatto la foto anche su Facebook e Instagram, se non sbaglio. Comunque, il colore è pieno e come lo vedete dalla confezione, è davvero bellissimo. E vi ripeto, hanno un costo di 2,50 euro, quindi davvero una miseria. E sono buoni come prodotto. Gli altri colori, c'avevano tanti altri colori, però erano un pochettino, non lo so, banali. Cioè non è che questi siano particolarissimi. C'era uno particolare, che era tipo perlato, tipo borgogna. Però una volta steso, si perdeva il colore. Era molto poco consistente, la pigmentazione si perdeva, insomma, era particolare il colore, ma sul viso secondo me non si notava proprio, perché poi c'erano vari tester, e ho preso insomma questi due qui. E sempre dell'Arianna ho preso questo prodotto qui, che è un correttore, ne avevo sentito parlare bene nel video di Eleonora e l'ho voluto provare assolutamente, e ho preso la tonalità 02, che all'interno ha anche una punta aranciata, ed è quello che ho sul viso. Per me è un correttore illuminante, abbastanza coprente, devo dire. E per il prezzo che ha vale la pena di essere provato, perché costa soltanto 2 euro ed ha tanto prodotto all'interno, ha 9 ml di prodotto, il colore è questo qui e si sfuma facilmente, copre insomma abbastanza, mi piace, e ha un prezzo davvero bassissimo, batte addirittura i correttori di Essence e di Catrice, quindi imbattibile a livello di prezzo e anche di quantità di prodotto, quindi sicuramente
se lo trovate ve lo straconsiglio. Infatti fatemi sapere se nelle vostre città trovate questo marchio, perché al limite io posso pure fare un giveaway con questi prodotti, perché molte ragazze mi hanno detto che nelle loro città, soprattutto al nord, perché questa è una marca che praticamente fanno a Napoli, se non sbaglio, sì, Agnano di Napoli, praticamente soprattutto le ragazze che abitano, insomma, al nord non trovano questi prodotti. Quindi fatemelo sapere che se vi può interessare vi faccio tipo un mini kit dell'Arianna e farò un giveaway con questi prodotti. Quindi vi aspetto, insomma, leggendo i commenti vedrò cosa fare. Poi, cosa ho preso? Cosa ho preso? Da acqua e sapone, venerdì sono passata e ho preso questa. Voi direte, già ce l'hai? No, questa qua è la media. Ovviamente io ho preso la light dal cassetto perché sono una cazzona. Un attimo solo. Che l'ho usata per questo trucco ed è davvero buonissima. Allora, aspettate un secondo. Allora, vi dico subito perché l'ho presa. Di certo non sono una babbea e ho speso 10 euro di BB cream un'altra volta, ma l'ho comprata perché il prezzo era davvero imbattibile. La vendevano a 4,99 euro d'acqua e sapone, sia questa qui che quella che io odio e detesto, ovvero la classica, quella piccolina, che lascia il viso oleoso. Questa qui è quella per le pelli miste e grasse, la trovo fantastica. Ha un'ottima coprenza, mi piace perché mattifica molto il viso, mi piace perché è idratante, ma allo stesso tempo è un prodotto che sì, rende matto il viso perché è per pelli grasse, ma comunque dà un tocco di luce, insomma, al viso. È una crema, una BB cream luminosa. Vi faccio vedere. Ovviamente la consistenza è abbastanza liquidina. Come del resto si sa, questa qui è abbastanza liquidina, infatti io vi consiglio sempre di agitare il tubetto. Questa è la tonalità media, infatti io ho sbagliato perché secondo me dovevo prendere la media, perché la light la uso davvero ad inverno proprio inoltrato, quando sono un cadavere, e comunque è molto chiara per me. Questa è la BB cream, vi faccio vedere che comunque è abbastanza coprente. L'unico difetto che ho notato in questa BB cream è l'odore di alcol che c'è all'interno. Questa è la BB cream una volta stesa. E l'unico difetto, insomma, che ho notato in questa BB cream è l'odore di alcol, ma per il resto, come vi ho scritto anche su Facebook, ve la straconsiglio soprattutto adesso perché la pagate a metà prezzo da acqua e sapone. Ha un costo di 4,99, ha una buona coprenza, figuratevi, l'ho utilizzata anche sabato sera e venerdì sera, e questa insomma è la coprenza. Non utilizzo il correttore, l'ho messo solo alle occhiaie. Comunque, come potete vedere, ha un'ottima coprenza. Ovviamente io in questo periodo non ho brufoletti, quindi ho la pelle, insomma, senza imperfezioni e mi piace. Per chi ha già una pelle un pochettino più problematica, vi consiglio sempre un fondotinta un po' più coprente, magari questo solo per la mattina, la BB cream. E poi, come ultimo prodotto, volevo far vedere questa matitina qui che ho preso sempre nel solito negozietto dove vado io, Clalou, e l'ho pagata 3 euro che stava in uno sconto perché era l'ultima. Ho anche un rossetto della Corf, quindi ho voluto provarla, anche perché io di matite nere ce ne ho soltanto una ed è buonissima, ha un ottimo tratto. Vedete, bello nero nero. L'ho utilizzata per il trucco che avevo sabato che vi ho postato su Facebook come linea di eyeliner e ha fatto, insomma, ha fatto davvero una buonissima riuscita per tutta la sera. Ha il suo sfumino. E per il prezzo che l'ho pagata, davvero, insomma, ho fatto l'affare. Mi sta piacendo. Ovviamente è solo una prima impressione perché l'ho comprata sabato, quindi l'ho provata solo una volta, però ha mantenuto bene il trucco e quindi mi ha fatto una buona impressione. Poi, come ultimo acquisto, vi faccio vedere questo leggings che ho pagato dal negozio Via Vai.
che insomma sta a Salerno, a Torrione, soltanto 5 euro e mi piace tantissimo. È in cotone e tutte le questa trama damascata è fatta tipo in velluto. È bellissimo. Se non sbaglio, Via Vai sta anche a Torre Annunziata, che ho letto sulla busta, e a un'altra parte, sempre vicino Napoli, mi pare. Oltre che a Salerno, Torrione, dove l'ho presa io. Quindi non lo so, se lo trovate molto simile ve lo straconsiglio anche perché il damascato quest'anno andrà tantissimo. E niente ragazzi, vi mando un forte bacio, fatemi sapere magari i vostri acquisti, cosa ne pensate dei miei acquisti, qualche consiglio per l'ombretto, questo ombrettino qua, io lo sto utilizzando bagnato, ma se avete trovato un altro uso fatemelo sapere perché è un acquisto quasi inutile per me. E niente, pure per l'uso di questo blushino qui, io lo sto utilizzando con lo Stripper Blush di Elf e lo tampono con un blush in polvere. Insomma, ditemi voi, oppure farmi conoscere qualche altro prodottino dell'Arianna, perché ho trovato soltanto questi qui, mi ha detto il signore insomma, che ha aperto questo negozio di cosmetici da poco, che comunque gli dovevano arrivare qualche altro prodotto. Quindi se voi avete già provato qualche altro prodotto dell'Arianna ed è valido e me lo volete consigliare, me lo lasciate scritto giù. E niente ragazzi, io vi mando un bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!